Cari amici di Pescanet, buongiorno. Quest'oggi, domenica 11 ottobre, siamo presso il lago Bassentello. Stiamo utilizzando diverse tecniche. Io sto pescando a Rubasien, i miei amici a Leggering e Bolognese. La giornata è piuttosto uggiosa, ci sono delle nuvole che coprono il cielo, ogni tanto lasciano anche qualche piccola goccia di pioggia. E stiamo pescando solamente scardole al momento e qualche piccolo carassio. Più tardi ovviamente mostrerò la fase sia della cattura di questi pesci, ma anche alcuni piccoli trucchi su come affrontare meglio questo invaso in Basilicata. La tecnica che ho deciso di impostare questo pomeriggio è quella della canna fissa, perché siamo stati colti di sorpresa da un piccolo acquazzone e ho dovuto chiudere in fretta e furia la mia Rubasien. Sto pescando con una canna fissa di 9 metri, una Bertini KF121, una canna di alcuni anni fa, molto leggera, con un'azione abbastanza pronta. La lenza composta da un filo madre dello 0,14, un galleggiante di 1,5 grammi, poi una torpilla da 2 grammi appunto, che va a tarare perfettamente il peso del galleggiante, un micro aggancio, un terminale poi di 25 cm, un amo della serie 2 Tubertini numero 14 e come esca il mais. L'innesco che consiglio di adottare è questo. Un chicco di mais che andremo a premere per cercare di eliminare la parte interna, quella più dura. Togliamo la parte, quella appunto da scartare, e lo inseriamo in questo modo, facendolo girare sull'amo a bandiera. Quindi un innesco morbido che non troverà difficoltà di penetrazione da parte delle nostre scardole che andremo a pescare. Effettuiamo il lancio. Rimaniamo in una posizione di attesa. Siccome abbiamo preparato sicuramente l'area di pesca con della pasturazione, le abboccate non tarderanno ad arrivare. Infatti sono passati 10-15 secondi, noto già che il galleggiante ha alcuni piccoli sussulti. Ho notato una piccola spiombatura del galleggiante ed ecco la scardola che aspettavamo. Eccola. Tiriamo con delicatezza. Vanno prese al volo queste piccole scardolette. E continuiamo sempre in velocità. Quindi eliminiamo la parte più dura del chicco di mais, andiamo a posizionare a bandiera il resto del chicco che rimane, lanciamo sempre nello stesso punto, magari puliamo anche le mani che si saranno sicuramente sporcate con questa azione di pesca così veloce e frenetica. Ancora un altro pesce per noi, però questa volta il pescatore ha perso la sua battaglia.